Sentina, pensate ancora al campo da golf? Anche se comunque c'è una legge regionale. Sì, che... io ci ho pensato molto, sono molto deluso da questo punto di vista per il fatto che l'allora amministrazione sanbenettese, la regione, non abbia accolto questa ipotesi. Oggi, stante le leggi e le normative vigenti, non credo che sia il progetto più percorribile, perché è stato realizzato un parco, è stato accoppiato già un'area che era vincolata quale zona umida, e quindi però è da pensare a un progetto di sviluppo di questi 100 ettari di terra. È impensabile naturalmente di continuarci a coltivare qualche ortaggio, è impensabile naturalmente che quegli edifici possano essere utilizzati soltanto per rimessaggio, per cui credo che la provincia, che è l'ente coordinatore in pratica per quanto riguarda la pianificazione urbanistica, insieme al Comune di San Benedetto e al Comune di Ascoli, che è proprietario dell'area, si dovrà fare carico di un progetto innovativo per l'utilizzo di quest'area, che sarà una risorsa non soltanto per la Riviera, ma una risorsa per tutto il territorio, perché, ripeto, un 110 ettari di terreno in riva al mare di un unico proprietario credo che difficilmente possa essere riscontrato, e quindi un progetto va fatto.